Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno dal Brunei in una nuova entusiasmante puntata di Te lo do io il Brunei. In questo momento mi trovo nel punto clou della città, il posto più caratteristico, una piccola Svizzera nel Borneo. Eccoci qua, i Brunei attorno a me, ci sono adesso dei negozi molto moderni, pulitissimi, con dentro di tutto, si va dal vestiario, dei supermercati, alle nuove tecnologie, tutto un concentrato nell'area di 200 metri, perché poi uscito da questa zona qui la realtà che andremo a vedere è ben diversa. Voglio condividere con voi qualche immagine, un piccolo clip, vi mostrerò il cuore del Brunei, i negozi e come sono strutturati, ovvero questa puntata la potremo intitolare Il labirinto del Minotauro. Seguitemi, prendo in mano la mia macchina fotografica, anzi la giro e mi metto lo zainetto, scusate un secondo, e il nostro tour continua. Il nostro tour continua, ci andiamo a immergere dentro questo bellissimo palazzo che è esattamente il labirinto del Minotauro. Perché come funziona qua il sistema dei negozi? L'ingresso è solo da quel lato lì, da questo lato qui non ci sono ingressi, ci sono porte vetrate ma gli ingressi sono tutti bloccati, ed è fatto in modo che tu entri qua dentro da questo lato. Per andare a sbucare nel lato a destra bisogna passare nel sotterraneo attraverso il supermercato e si entra nell'altro lato, e la cosa confonde moltissimo, tant'è che quando uno si ritrova nel lato di qua all'interno non riesce più ad uscire, è una trappola per bloccare all'interno i cosiddetti pellegrini, turisti, viaggiatori, perché non lo sanno e ci cascano nella trappola. Io vi farò un po' vedere, io ormai me lo sono studiato bene come il sistema nella trappola non ci casco. Ecco, vi faccio un po' vedere come sono strutturati i negozi. Reparto gioielleria, ecco qua, il giro continua. Qui abbiamo, adesso io faccio un giro giusto veloce, non è che ci interessano questo tipo di oggettistiche, questi qui sono i classici souvenir per il turista. Noi andiamo eccoci qua, noi andiamo più che altro a intrufolarci nei posti autentici, a mettere le mani in pasta nei mercati. Ecco, questo essendo un paese musulmano integralista, ecco, abbiamo anche i copricapi tipici, le donne lo indossano, e il giro continua velocemente senza farci sgammare. Qui ecco abbiamo un'altra oreficeria molto grande, le donne sono molto vanitose, fanno le file in questi negozi per comprarsi ogni ben di Dio. Ecco, questo qui è un campione, ecco, questi sono i loro gusti locali, infatti di gioielleria, sono molto diversi dai nostri, hanno un oro comunque molto alto di carattere, sarà probabilmente tipo il nostro, forse anche di più, perché lo vedo, non è come l'oro russo che c'è dentro del rame. Ecco, abbiamo qui reparto gioielleria, il giro continua, qui abbiamo i manufatti, ecco, potete indossare questo cappello e andare a fare un giro nella giungla, con questo cappello potete andare a raccogliere il riso, questi sono cappelli per andare a pregare, questi qui sono degli esseri antropomorfi, guardate questi qui se non sembrano i nostri politici, quelli che ci rappresentano in Parlamento, sono uguali, hanno le stesse facce, e questi sono animali antropomorfi. Ecco, il giro velocemente continua, ecco, vedete, io vi porto a vedere le cose interessanti, vi faccio un po', ecco, qui c'è una collezione incredibile di orologi, eccoci qua, orologi marche mai viste,
a questo qui, no, questo è un G-Shock, sarà originale, sì, il famosissimo Casio. Vendono ancora gli orologi della casa, esistono, non sono scomparsi di scena. Ecco qua abbiamo il reparto macchine fotografiche. Ecco, io le inquadro per darvi un po' un'idea con i prezzi, per capire cosa costano, sicuramente meno che da noi. Il loro dollaro è quasi la metà del nostro euro, ecco, il rapporto è questo. Ecco, nel Brunei vi è un regime defiscalizzato fortissimo, per cui le cose costano molto poco. Questi qui sono dei vestitini per bambini, chiaramente qui nell'usanza locale le bambine indossano questi abitini. Sono, è tipo da noi che c'è l'usanza al vestito per la comunione, per la prima comunione. Reparto telefonia. Adesso andiamo molto veloci, ci portiamo avanti. Allunghiamo il passo. Ecco, questo qui è il famosissimo, è il carretto del Brunei, il famosissimo carretto del Brunei, un carretto tipico. Guardate le ruote, è un carretto tradizionale, fa parte del folklore del posto. Ecco, mi sono perso già nel labirinto, qua ce l'ho fatta senza andare nell'altro padiglione, passando nel supermercato sotterraneo. Ecco, questo qua è il solito essere antropomorfo caratteristico del paese, c'ha il nasone. Ecco, qui abbiamo dei dolcetti, abiti tipici. Il giro continua, abbiamo altra gente con la macchina fotografica, non ci sono, eccolo qua, il sottopassaggio maledetto. Ecco, adesso devo dire che nell'altro padiglione di lì è molto tutto più preciso, ordinato, e il reparto tecnologia è bello potente di là, ci sono tutte le cose all'ultimo grido. Macchine fotografiche, telefonini, televisori. Ecco, tutto è studiato in un modo che se uno arriva qua sotto, non lo sa, va nel padiglione dall'altra parte, rimane intrappolato, non esce più. C'è proprio questa cosa che uno rimane intrappolato. Questi qui sono quelli della security. Stranamente, ecco, da quando sono da queste parti qui mi ero abituato a trovare le scale mobili che sali stando sulla sinistra, perché loro hanno la guida, tengono la carreggiata a sinistra nella guida, e anche le scale mobili sono fatte così. Questa qui stranamente è fatta all'europea, all'italiana, una scala mobile che sali tenendo la destra. Ecco, una volta uno è entrato qua, rimane intrappolato qui. Il labirinto del Minotauro. Qui siamo fregati, non dobbiamo allontanarci troppo dalla scala mobile, perché sennò se saliamo andiamo dall'altra parte. Tutte queste porte che vedete sono tutte chiuse, non riesce ad uscire. Queste porte sono. Qui è studiato apposta da intrappolare qui dentro il turista, e fino a quando non compra qualche cosa il turista rimane intrappolato qui, nessuno ti dice, ti dà un'indicazione su come uscire, lo devi scoprire da solo, giri e poi devi scoprire da solo come trovare l'uscita, il famosissimo labirinto del Minotauro. Adesso saliamo, io qui ho già esplorato questo livello, l'ho già passato, sto facendo un ripasso solo per voi. Ecco, qui è vietata la telecamera, l'uso della telecamera.
ci salutiamo, ci sentiamo alla prossima.